Siamo in centro a Pordenone, la mia città, e stiamo facendo un giro per le agenzie di lavoro sparse proprio per il centro cittadino. Come vedete, hanno un'offerta nei confronti dell'utenza molto chiara, dall'insegna al fatto che siano comunque delle vetrine e anche un facile accesso all'orario di lettura e disponibilità degli operatori. Quindi è un'offerta al pubblico molto chiara ed un facile accesso per tutti coloro che vogliano offrire lavoro a queste agenzie per il contatto con i datori di lavoro. Qui siamo di fronte a un'altra agenzia per il lavoro. Come vedete, il sistema è un po' sempre lo stesso. Insegna chiara, strada principale qui a Pordenone, ingresso facile, e poi qui c'è un'altra particolarità, ovvero l'offerta di formazione, nel senso che se tu senti di essere carente su determinate competenze, queste agenzie ti offrono dei corsi di perfezionamento e li espongono direttamente in vetrina sulla strada. E questa è un'altra agenzia nel raggio di più o meno 50 metri. Come vedete, stesse caratteristiche. L'insegna chiara, luci all'interno, offerta al pubblico evidente. Dentro ci sono delle persone che lavorano. Qui ci troviamo di fronte all'ingresso del centro per l'impiego di Pordenone. Come vedete, a differenza delle agenzie interinali, che sono molto ben visibili, il centro per l'impiego invece è più nascosto, criptato, non c'è un'effettiva evidenza nei confronti del pubblico. E poi qui, esattamente alla porta d'ingresso, c'è un cartello di sospensione dei servizi causa Covid. Quindi non ci sono i servizi allo sportello per tutti coloro che offrono il proprio lavoro. Se venite, proviamo a fare anche un giro nell'atrio del Centro per l'Impiego di Pordenone. Venite. Come vedete, qui siamo nell'atrio del Centro per l'Impiego di Pordenone. Non ci sono indicazioni, non c'è una receptionist e io ritengo che l'utente che entri in questo luogo non abbia delle indicazioni chiare e per forza di cose si trovi spaesato. ID impiego. Di 100 persone che in un anno cercano un lavoro, solo 7 lo trovano attraverso i centri per l'impiego. Questo non è abbastanza. L come lavoro, priorità assoluta di questa regione. I centri per l'impiego, che abbiamo visto prima, sono di primaria competenza della regione Friuli Venezia. Gestisce lei direttamente le politiche del lavoro. Come abbiamo potuto vedere, rispetto alle agenzie per il lavoro, sono diversi, sono ambienti cupi, bui, non valorizzati, e anche le persone che ci lavorano all'interno non sono valorizzate. Se la regione Friuli Venezia Giulia vuole vincere la sfida del lavoro, ricordiamo che a fine marzo scadrà, salvo proroghe, la moratoria dei licenziamenti, e quindi solo in questa regione ci troveremo a dover fronteggiare una massa di licenziamenti intorno alle 15.000 unità. Con gli strumenti che abbiamo visto prima, cioè con i centri per l'impiego, come qui a Pordenone, messi nelle situazioni in cui sono messi, sicuramente non potremo affrontare quella sfida, men che meno vincerla. Che cos'è necessario? È necessario affrontare il problema, la tematica dei luoghi, dei centri per il lavoro,
e allinearli a quelli che sono le agenzie per il lavoro, e quindi di facile accesso, insegne che indichino che in quel luogo si sta offrendo e cercando lavoro. Valorizzare il personale dipendente nei centri per l'impiego e soprattutto assumerne ulteriori, perché, ripeto, la sfida per il lavoro fra qualche mese sarà determinante.